Benvenuti a tutti a questa nuova assemblea in conference call del nostro Smart Working Palace. Oggi affronteremo un tema molto importante che è quello del distanziamento sociale fra tutti i condomini. Ed è per questo motivo che abbiamo voluto interpellare colui il quale di distanze se ne intende davvero tanto, non fosse altro per quanto sia controllata la distanza durante le partite di calcio. Sto parlando naturalmente del nostro mitico Pippo Colera, esperto di calcio, come voi sapete, interpolare, cioè da un polo all'altro, dal polo nord al polo sud. Prego, Pippo Colera. Signor Presidente, sono troppo felice di questa presentazione interpolare, del resto io, lei ha detto bene, io sono interpolare, nel senso che veramente mi chiamano da polo nord a polo sud, infatti io faccio sempre sud nord, nord sud, sud nord, nord sud. Comunque questa cosa mi sta riempendo veramente di orgoglio, ma tanto, proprio un orgoglione c'ho dentro di me di questa chiamata. Del resto, signor Presidente, io onestamente di distanze ne capisco tantissimo, ma per esempio noi quando giochiamo a calcio, no, ci chiamiamo sempre a distanza nelle punizioni, no? Perché la barriera spesso tende ad avvicinarsi, ma noi diciamo arbitro, distanza! Oppure noi anche a distanza ci chiamiamo, no? Quando c'è Pippo, Pippo, vai, vai, Pippo! Visto che la distanza è importantissima, no? E poi si sa, il cavallo giusto, cavallo quello forte, quello buono dove si vede, a lunga corsa, quindi alla distanza, questo è troppo importante la distanza. Lei si deve immaginare che anche quando noi andiamo in ritiro diventiamo perfino compagni a distanza, perciò se figuri se non capisco distanze. Grazie a lei di aver accettato, ma Pippo Colera, mi tolga una curiosità, cosa c'entra la distanza con l'essere compagni di stanza? C'entra, c'entra, signor Presidente, c'entra, perché di notte fra compagni di stanza, se non c'è la distanza, potrebbero succedere cose trubole, e poi il giorno dopo, durante la partita, uno li potrebbe risentire con tutte le gambe molle. Ah, adesso ho capito, cioè durante la notte può succedere di tutto. Esattamente, esattamente, ha capito perfettamente. Comunque, per tornare al discorso delle distanze, io propongo un oggetto di mia invenzione, praticamente da far indossare a tutti i condomini. Si tratta di una specie di cerchio tipo hula hoop di 2 metri di diametro e perfettamente glielo descrivo, cioè 1 metro qua davanti, no? 1 metro di dietro, perciò 1 metro più 1 metro fa 2 metri, e la stessa cosa da lato, 1 metro a destra e 1 metro a sinistra, in modo tale che il diametro totale sia di 2 metri. Questo cerchio impedisce praticamente di avvicinarsi all'altro condomino, diciamo, impedendo la distanza sociale di sicurezza. Questa cosa, signor quello che è, insomma, noi la stiamo utilizzando durante gli allenamenti e sta funzionando alla grande. Ingegnoso, ingegnoso, così praticamente si terrebbero a distanza di sicurezza tutti gli altri condomini incontrati lungo i vialetti del condominio, le scivole, i pianerottoli. È veramente ingegnoso. Ma mi dica, ma a quanto ci potrebbe fornire questo straordinario distanziatore circolare? Senza problemi, signor... Con te. Ah, ecco, questo nome qui. Comunque, per tornare alla domanda che mi ha fatto lei, dice quanti ce ne posso offrire? Quando è quello che vuole lei? Quando tutti gli alberi del bosco? Perciò si può immaginare. A quanto ci posso fare un prezzo proprio stracciato come un fratello, come se fosse mio fratello? A hula hoop, 1000 euro e siamo pace. È un affarissimo, 1000 euro a hula hoop. Certo, se poi lei me ne ordina almeno 1000, poi io ci offro il caffè.
Mi sembra un prezzo onesto, ne possiamo parlare. Del resto, signor Presidente, come nel calcio, come nella vita, se lei vuole le cose buone, ci vogliono che cosa? I soldi! Certo, certo, sono d'accordo. Ci colleghiamo adesso con la zia Mara. Signor Presidente, io non so niente. So che però questo fatto di mantenere le distanze sta causando diverse circostanze che provocano diverse intemperanze con gravi conseguenze, preciso? Sì, sì! Scusi, ma lei come sa di questi avvenimenti? Lo so perché mi sono fatto il giro di tutti gli appartamenti. Lei lo sa, signor Presidente, io non so niente, preciso. Sì, sì! Lo vedo. Avremo modo di parlarne a fine riunione. Però per adesso colleghiamoci con tutti i condomini, cominciando con il primo piano, la signora Lucia Spazzolina. Prego. Grazie, signor Presidente. Mizzica, quanto è distante! Dice a me? Che c'entra lei? No! Dico quanto è distante il condomino per non farsi condominare e quindi essere fuori pericolo. Ma comunque, ammesso e non concesso che lei potessi essere praticamente distante, non è che io ce lo posso dire mai di avvicinarsi a me. E perché? Oibò! Ma perché mi hanno sempre imparato che la paglia non si può avvicinare a fuoco. E sa perché? Perché sennò poi uno brucia. Ma che fa? Non lo sa, Presidente? Non lo sa? Silenzio! Silenzio! Sì, comunque certo che lo sapevo, ma le assicuro, Spazzolina, che in questo caso ne vale la pena. Perché modestamente, con la mia poderosa potenza di fuoco, io brucio tutto, altro che la paglia, anche il ferro brucio. Oh! Guardi, Presidente, questo pericolo non c'è, perché lei qui ferro non ne trova. Qua semmai trova legno da bruciare e carbonella ardente. Le uso per cucinare ai bambini. Che cosa aveva capito? Malizioso birbandello. No, assolutamente no. I suoi messaggi in codice li capirebbe anche chi parla solo la lingua cinese, mi creda. Comunque, andiamo al tema di oggi. Lei è favorevole al distanziamento condominiale tramite l'hula hoop di 2,2 metri? Sono favorevolissima, perché questo fatto che io ci posso imparare ai bambini la grammatica, ci posso imparare i verbi tutti perfetti, insomma, tutte le cose che io so, cioè, insomma, loro si devono insegnare queste cose, no? E nel frattempo che insegnino loro, si divertono, perché con questo hula hoop devono stare a distanza, ma nel frattempo lo possono girare, perché questo non contrasta tutto l'imparamento che io faccio a loro, no? E poi non solo, questa distanza mi permette anche di distanziarmi e avere la scusa di stare lontano con i loro papà, e quindi poi da lontano loro non ci vedono e non succede nessun patatatracchi, no? Lucia, controlla la bombola del gas! Sì, mamma, ora la controllo, la bombola del gas. Del resto non è una cosa importante. Che cosa può succedere? Mi scusi, Presidente, lei non è che lo sa, che mia mamma non è che sa che io sto facendo la conferenza call con lei. Quindi parla, ci disturba. Insomma, è veramente lassativa, mi deve perdonare. Ci vuole sempre una pazienza cosmica con le mamme. Mi guardi, non me ne parli, Presidente. Secondo me è proprio partita di testa. Pare che secondo me c'ha la zapamme. Bene. Restiamo al sud del palazzo, ma sempre al secondo piano, dove subito, e lo vedo già in collegamento, c'è il signor Panzerotti dal suo studio Il Gioca Salute Life 220 Volt. Ciao a tutti. Beh, io penso che il distanziamento sia una cosa molto importante, però mi occorre, diciamo, precisare che bisogna tener conto degli obesi, perché con una pancia molto pronunciata praticamente questo cerchio si allarga a dismisura e tutto ciò può provocare dei grossi problemi alla circolazione condominiale. E allora lei, Panzerotti, cosa propone per risolvere il problema che ha giustamente evidenziato con la sua osservazione? Certamente, perché l'unica soluzione per l'eliminazione della pancia passa dall'eliminazione dei carboidrati, solo ed esclusivamente eliminando totalmente i carboidrati possiamo eliminare totalmente questa assurda protuberanza dal nome disgustoso di
panza. Ma mi dica, Panzerotti, lei come fa ad essere così sicuro che eliminando i carboidrati si elimina di conseguenza pure la pancia? Ma perché è così, fratelli? Io, per esempio, vi potrei raccontare di un tizio, che è stato un mio cliente, che è venuto da me e c'aveva una pancia enorme che si estendeva tipo una mongolfiera orizzontale, cioè era obesissimo. Allora, praticamente, io gli ho proposto una cosa, perché gli ho detto innanzitutto: ma tu come mai c'hai tutta questa pancia? E lui mi ha detto: perché siccome io ho i soldi, perché sono ricchissimo, io mi posso permettere di uscire a mangiare tutte le sere. Ah, gli ho detto, allora mangi tutte porcherie. Allora facciamo una cosa, tutti i tuoi soldi tu li trasferisci sul mio conto corrente. Esattamente, mi ha trasferito 450.000 euro e lui non c'aveva più niente, in modo tale da non avere questa tentazione di andare fuori e spendere soldi in porcherie. E così è stato costretto a mangiare a casa. Io, con quei soldi che mi ha dato ogni giorno per 2 anni, ne ho fatto avere solo ed esclusivamente una porzione di frutta e verdura, così lui era costretto a mangiare solo frutta e verdura. Oh, ora mi hanno detto che dopo 2 anni è dimagrito tantissimo, me l'hanno detto. Ma come sarebbe a dire "le hanno detto"? Lei personalmente non l'ha più visto? No, non l'ho voluto più incontrare, perché questo pazzo dopo 2 anni voleva la restituzione dei 450.000 euro che aveva dato a me. Ma mi sembra più che comprensibile, già che i soldi erano i suoi, no? Sì, certo, ma se io gli avessi restituito i soldi, lui avrebbe ricominciato a mangiare e quindi sarebbe di nuovo ringrassato. Questo è deleterio, perché allora che l'avevamo fatto a fare, no? Io gliel'ho spiegata questa cosa, anche tante volte, solo che lui si ostinava a non volere capire, non voleva ascoltare ragioni. Lui voleva di nuovo questi 450.000 euro, al punto che io non gli ho potuto più rispondere al telefono. E comunque, se io lo dovessi risentire, io lo denuncio pure, perché lui non mi ha mai saldato tutta la frutta e tutta la verdura che gli ho mandato a casa in questi 2 anni, per non parlare della mia consulenza da esperto alimentatore quale sono, no? Ah, per giunta lo denuncia lei. Ma scusi, con 450.000 euro lei poteva mandargli frutta e verdura per 20 anni e senza mai saltare un solo giorno. Presidente, ma lei sta scherzando? Ma lei lo sa quanto costa oggi la frutta e la verdura? Guardi che ci sono certi fruttivendoli di mia conoscenza che non li chiamano fruttivendoli, li chiamano gioiellieri. Cioè, tanto costa questa frutta, cioè è incredibile. E comunque, se non ci credete, potete ascoltare la testimonianza di Iano, il testimone nostro di Life 220 Volt, l'alimentazione che ti dà la scossa. Giovanotto, tu col motorino, 5 euro. E lo so, io ho un motorino, lo so, ma intanto se te lo metti fuori, poi te lo rubo, non costa di più di 5 euro, dai, forza, non mi fare perdere tempo. Buongiorno, scusate, io sono Iano, io sono il testimone a pagamento del signor Panzerotti, ma non solo testimone, a volte lo aiuto, perché siccome lui è una brava persona, certe volte c'ha qualche problema con qualcuno e io vado a fare da paciere. Per esempio, è successo che un tizio voleva restituire 450.000 euro dal signor Panzerotti, dopo che invece il signor Panzerotti per 2 anni l'ha fatto dimagrire, perché di chi era qualche 200 kg l'ha fatto diventare come un filo di spago. Infatti io me ne sono andato da questo tizio, gli ho detto: già il fatto che lei è un filo di spago significa che il metodo Panzerotti era giusto. E ora dice: perché si sta, perché le vuole indietro 450.000 euro, che alla fine è una cifra onesta, perché se uno si fa due conti, 450.000 euro per 2 anni, già lo Stato si prende il 50%, e quindi stiamo parlando già della metà, che sono 225.000 euro. Dopodiché Panzerotti gli ha spedito ogni giorno frutta e verdura per 2 anni, quindi già basta uno che calcola 100 euro al giorno di frutta e verdura, perché oggi come oggi è tipo andare in gioielleria a prendere frutta e verdura, praticamente per 365 giorni sono già 36.500 euro, per 2 anni sono già 73.000 euro. Ora arrotondiamo per farci i conti, mettiamo 80.000 euro. La devi mettere la consulenza di Panzerotti a 5.000 euro al mese per 24 mesi, sono 120.000 euro, più 80.000 di frutta e verdura, già sono a 200.000 euro. Gliele devi mettere anche i soldi per la spedizione, 1.000 euro al mese, no? Quindi per 24 mesi sono altri 24.000 euro, quindi già siamo arrivati a 224.000 euro. E tu per 1.000 euro, cioè tra 225 che erano meno 224, mi stai facendo tutto questo schifo per 1.000 euro? Ma secondo te ne vale la pena di prendere una fraccata di legnate praticamente che ti spaccano la testa? Ando, fatti un giro e non se ne parla più. Ascolta a me, già ti ha fatto dimagrire, sei a posto. Perciò Panzerotti aveva ragione anche questa volta. Arrivederci.
Bravo, bravo Panzerotti, lei con i suoi testimoni riesce sempre a convincerci. Adesso passiamo al terzo piano dove c'è la signora Dumeloni, prego. Vorrei segnalare sommessamente che sto cerco una hop per il distanziamento fra i condomini. A me non sta bene proprio, perché non solo distanzia le persone da sto palazzo, ma distanzia proprio pure i commensali, non solo i condomini. E questa distanza fra i commensali è una rovina per me, perché praticamente quelle meravigliose macchie di sugo, di caffè, di bevande, praticamente non si esercitano più. E per me è un guaio, perché per me ogni macchia è una lavata. E qui praticamente non ci stanno più macchie. E questa è decisamente una buona notizia per noi. Ma probabilmente per voi lo è una buona notizia, ma per me non lo è assolutamente. Con sto fatto praticamente che si sta distanti e non si macchia più, io ho perso il 70% del mio lavoro. Praticamente non si batte più un chiodo. Sì, vero signor Presidente, lo posso confermare, qui non si batte più neanche un chiodo. Lei si figuri che prima i papà dei bambini, no? Mi battevano sempre qualche cosa, mi battevano le mani per dire durante gli spettacolini le recite con i bambini, mi battevano le mani sulla schiena in segno di incoraggiamento nei momenti tristi, mi battevano insomma dappertutto, da tutte le parti mi battevano le mani, ora niente. E allora? Che cosa c'entra con la lamentela della signora Dumeloni che dice che adesso non si batte più un chiodo? C'entra, c'entra, perché non mettendomi più le mani addosso, ma non addosso sul corpo, addosso intendo sui vestiti, i vestiti giustamente non si sporcano più e io non c'ho bisogno di spendere questi soldi per andare dalla lavandaia. Intanto lavandaia ci sarà tu sorella, io te posso dire che quelli che fanno il mio mestiere si chiamano ossa secche, capito? Ignorante, e se non sapessi cosa vuol dire ossa secche, te lo dico io, opstapera operatrice, S significa sanificatrice specializzata per gli abiti, capito? Secche, se non lo dovessi sapere, perché io lavo pure a secco, hai capito? Ma io non volevo assolutamente offenderla dicendogli che lei è la lavandaia, perché giustamente, essendo dentro una lavanderia, io pensavo che lei era una lavandaia, così come una, per esempio, che lavora in un'osteria è un'ostetrica, no? Lo sanno tutti. E Dumeloni, per concludere, lei allora è contraria dell'uso dell'hula hoop? Sì, so contraria, perché da quando monno e monno si è sempre detto che bisogna stare vicini. Ora che è sto fatto che ci dite che dobbiamo stare distanti? Non è una cosa bella. Certo, aumenta qualche rischio di spoccare qualche vestito, ma che ci fa? È la stessa cosa che quando uno esce con la macchina può prendere qualche graffietto, qualche ammeccatura. Dice, e che problema c'è? Poi c'è, se si porta dal carrozziere, no? Allo stesso modo, se tu prendi una macchia, due aloni, poi porti tutto alla Dumeloni, che problema c'è? Ebbene, però non confondiamo queste riunioni con una televendita stile Vanna Marchi. Ma signor Frenzi, lei è d'accordo con il cerchio pro distanziamento? No presidente, no, non sono mica d'accordo, no, è perché se no qua con sto cerchio bisogna stare troppo distanti e nel mio sexy pub stando troppo distanti si consuma ben poco, e tranne che uno è dotato particolarmente di estensori e prolunghe. Mi scusi Frenzi, ma cosa c'entrano estensori e prolunghe? A chi e a cosa si riferisce? Sia più chiaro, la prego. Ma presidente, è molto chiaro. Stando a un metro di distanza non c'è contatto fisico neanche con le braccia. Metti che due volessero fare un brindisi, no? Come si fa? Un metro di distanza uno, un metro di distanza l'altro e già su due metri. E come si fa con le braccia? Bisognerebbe avere veramente le braccia dei pompieri. Non ti dico e non ti racconto se poi volessero intrecciarle ste braccia. Oh, non basterebbero neanche due tentacoli. E dai, su via, non scherziamo. Qui nel mio sexy pub si viene per entrare in contatto, per entrare in confidenza, per entrare in camera da letto e a consumare i panini, naturalmente, e mica in un monastero di clausura. Qua il divertimento non si ottiene con la distanza, ma entrando distanza in stanza. E lei lo sa bene, presidente. Sì, lo so bene. Adesso comunque ne parlo con Rocco, vediamo se possiamo accorciare qualche distanzina. Comunque adesso però per il momento ci colleghiamo con Giordino al quinto piano, prego. Uffa però, ma com'è che le studiate tutte per farci stare distanti? Noi vogliamo la nostra vita piena di istanti felici e non vogliamo essere tristi e distanti. Capisci? Una cosa è l'istante e una cosa è distante, capito?
Ho capito, Giordino, non occorre che lei me lo specifica come se io fossi un allocco. Adesso la distanza serve per proteggervi e lo facciamo per non farvi correre rischi. Lei, caro Giordino, ormai è un ometto e certe cose dovrebbe saperle. Stando vicini si corrono rischi che possono portare a conseguenze nefaste. La distanza adesso è importante. Sì, e allora ho un'idea. Farò delle gare di hula hoop, così tutti i condomini dovranno fare girare il cerchio tanto senza farlo cadere. Devono registrare questo tic tac che io manderò in onda nel mio programma Fuori dal Foro. Ho già la sigla, la vuoi sentire? Sì, sì, però a patto che sia breve. E basta così. Le è piaciuta, presidente? Posso organizzare la gara? Certamente, bravo Giordino. A proposito di questo argomento, adesso ci colleghiamo subito col direttore Feretri, che vedo già, ecco, collegato direttamente dal bagno di casa sua, prego. Ma presidente, ma che cosa sta dicendo? Perciò Giordino organizza le gare di TikTok con l'Hula Hoop e lei dice, a proposito di questo, diamo la linea al direttore Feretri. Ma dico, ma lei è completamente sbambolato, eh? Io di queste cose demenziali non me ne occupo. E non me ne occuperò mai. Ma stiamo scherzando, eh? Io sono il direttore. Io sono occupato. Mica sono disoccupato come questi sfaccettati da sud che non fanno altro che farsi una cippa lipa tutto il giorno, eh? Mi scusi, presidente, ma io non volevo assolutamente coinvolgere nella gara hula hoop. Io volevo soltanto chiederle cosa ne pensava. Ma io ne penso il peggio possibile. Ma che cosa me ne frega a me delle gare di TikTok con l'hula hoop? Io non sono mica un deficiente. Mi scusi, direttore, ma qui c'è un equivoco. Io volevo chiederle soltanto cosa ne pensava del distanziamento fra i condomini e del metodo che abbiamo adottato. Guardi, a me di questo metodo per distanziarci con l'hula hoop non me ne frega una cippa rippa. Io ne ho un altro ben collaudato già da molto tempo e sicuramente efficace, molto di più. E ci dica, magari la sua proposta è migliore e la possiamo adottare come strategia condominiale tutti insieme. Ma io non credo che si possa adottare, ma comunque ve la posso anche dire, perché tanto non è mica un segreto. È risaputo, infatti, che io ho fatto la redazione nel cesso proprio per questo motivo. Così la gente, temendo, diciamo, degli odori sgradevoli, non viene mai a trovarmi e neanche a farmi perdere tempo. Si comunica soltanto con fax, email e telefonate. E vi assicuro che questo è un metodo che serve anche a tenere lontano gli scocciatori che ti dicono che ti rubano 5 minuti soltanto e poi stanno lì un'ora e mezza senza dirti niente. Ha ragione direttore, questa sua proposta è assolutamente personalizzata e su misura per lei e non credo che sia assolutamente accettabile o proponibile, quindi è meglio dare spazio alla pubblicità. Dell'aria cosmica è un miracolo di politica, ma un cuore umano ha. Ma chi è? Occhi rada che ipnotizzano, è protetto da scuri amici, sentinella lui ci fa. Quando appare in televisione, lui diventa un gran futuro.
Riprendiamo le consultazioni. A questo punto ci colleghiamo col maestro battezzato che già vedo sul monitor. Qual è il suo pensiero sulla nostra strategia per il distanziamento condominiale? A proposito delle distanze, vi devo raccontare una storia all'azienda molto divertente. Un giorno il mistico Mustafa Mullah Mohamed Mustazzoni ricevette la visita di un pastore che gli raccontò una storia un po' bizzarra che riguardava il suo somarello, che praticamente mangiava 5 volte al giorno, distanziando, diciamo, una manciata dall'altra di 4 ore. Ecco, e qua ritorna il discorso delle distanze, no? Il pastore vide che il somarello, nonostante lavorasse tantissimo e mangiava con grande appetito, un giorno dice: ora lo faccio mangiare una volta meno, tanto è un somarello, mica se ne accorge. E infatti non se ne è accorto e continuava a lavorare nonostante mangiasse 4 volte al giorno. E siccome l'esperimento era riuscito benissimo, il pastore dice: facciamo una cosa, ora lo faccio mangiare 3 volte, così risparmio ancora di più. E così via, 2 volte e addirittura una sola volta al giorno. Niente, il suo marello non si lamentava e allora dice: guarda, ci abbiamo fatto 30, facciamo 31 e non lo fece mangiare completamente. Ah, un distanziamento, diciamo, alimentare per gradi. E come finì? E come doveva finire? Finì che praticamente dopo 5 giorni il povero somarello, smagrito e senza più forze, morì. Solo così poteva finire. E il pastore chiese al maestro Mustazzoni, dice: ma com'è possibile che io l'ho abituato a distanziargli il mangiare sempre per gradi, senza fargliene accorgere, fino appunto a portarlo a non mangiare più, e ora che si era abituato è morto? Com'è possibile? E il maestro che gli rispose? Che era un imbecille. Ma qual è il significato di questa storia? Il significato di questa storiella zen ci insegna che le distanze sono pericolose, ma gli imbecilli lo sono ancora di più, e quindi dagli imbecilli bisogna stare a debita distanza. Ah, mi sembra adesso tutto molto molto chiaro. Grazie maestro. Adesso diamo la linea al presidente De Buca. Prego, ne ha facoltà. Di questa fantomatica distanza noi ne abbiamo fatto una bandiera, tant'è che chi vuole entrare nella nostra sala giochi, che si chiama per la precisione il Battaglio della Campania, vi ricordo che serve l'hula hoop che abbia almeno 1 metro di diametro, e noi lo misuriamo, lo misuriamo, e se qualcuno c'ha qualche centimetro in meno e noi lo dovessimo scoprire, lo portiamo immediatamente nella sala riservata ai furfanti e lì lo tortureremo e lo legheremo fino a quando non confesserà per quale assurda ragione ci voleva fare fessi. Ah, bene, come dire, punirne uno per educarne 100, ho capito. Ma in che cosa consisterebbero queste giuste torture da voi eseguite? Ma le torture sono varie e vanno dall'ascolto di vecchi nastri di Nino D'Angelo fatti ascoltare ad altissimo volume fino all'ascolto del rap di ultima generazione napoletana, però questo fatto ascoltare direttamente in cuffia e con il volume a palla. E se tutto questo non dovesse bastare, allora abbiamo sempre la nostra arma segreta, che è il lanciafiamme. Abbiamo capito perfettamente le sue intenzioni di voto, assolutamente comprensibili. Adesso però diamo subito la linea al maestro stilista Renato Vero al centro del palazzo, prego. Eh no, presidente, noi grandissimi fili di bottoni non siamo tanto favorevoli a tutta sta distanza. Noi le distanze le dobbiamo accorciare. Anche perché sta cosa ci crea pure qualche problema logistico, no? Per esempio, tutta sta distanza, come famo a prendere misure? E poi sto cerchio così invadente ci distrae dalla bellezza delle nostre creazioni, no? Ora, per esempio, noi abbiamo creato sta cosa molto caruccia, che sono un paio di mutande per uomo, tutte imbottite davanti con 1 chilo d'ovatta. Sarebbero tanto carucce per lei, presidente, ma come stiamo, come famo a prendere la misura?
Ah, ma guarda caso, stavo proprio cercando un articolo simile. Non ci sono problemi, presidente. Noi siamo sempre a disposizione. Quando lei vuole venire da noi per provasse queste mutande push-up, è sempre tardi. Noi l'aspettiamo sempre, lo sai che lo vogliamo tanto bene. Del resto, queste mutande sono veramente un bolide de Formula 1. È proprio un'invenzione nuova di zecca. E quando dico zecca, mica intendo piattole. Le piattole si trovano solo da Mughino e tante pure. Senta, maestro, con tutto il rispetto per la sua arte, questa risata mi sembra assolutamente fuori luogo. E non l'ho capito. A cosa vorrebbe alludere? Che io nel mio circo abbia tante piattole per via delle mie mutande vecchie? Vorrebbe dire questo, o no, o non ho capito male io. Silenzio! Questo palazzo sta diventando un vero e proprio letamaio. Altro che le mie piattole, siete voi le giuste attrazioni per un circo di bestie. Perché siete ignoranti, enciclopedici e animali preistorici. Siete uno proprio, Basta insulti, vi tolgo la parola a tutti e passo a collegarmi col direttore Tovaglio. Prego. Presidente, credo che sia opportuno ricondurre la nostra discussione nei giusti binari dell'ordine del giorno, In quanto sto appurando che qui il tema della distanza sta mutando in mutande. Bella questa, il tema sta mutando in mutande. Comunque, a proposito di mutande, non sono proprio male queste nuove mutande, Ma, signor Presidente, io ho dei dubbi, perché vista questa imbottitura così attraente e così accattivante, potrebbero risultare paradossalmente nocive. O non funzionali per far mantenere le distanze a certe condominesse, che invero ovviamente tenderebbero ad accorciarle le distanze. Lei, Tovaglio, con il suo umorismo punge di più del forcone del diavolo. Comunque adesso ci colleghiamo per chiudere tutte le consultazioni col sesto piano e abbiamo già in linea il signor Corona. Cosa ne pensa della distanza, lei che vende vini? Grazie, presidente. Mi scusi, una domanda. Lei per distanza intende pure la distanza di tempo che ci deve essere fra un bicchiere e l'altro? Perché se è questa, allora noi già ci siamo adeguati. Abbiamo stabilito proprio un tempo fra un bicchiere e l'altro di almeno 5 minuti. Abbiamo anche fatto lo slogan. Bevi, che il tempo passa e poi ci si ritrova tutti nella stessa cassa. Ma no, signor Corona, ma cosa dice? E comunque non intendevo assolutamente la distanza fra un bicchiere e l'altro, bensì la distanza fisica fra un cliente e l'altro, che deve essere calcolata attraverso il cerchio hula hoop. Presidente, ma lei intende il cerchio come quello della botte? Perché io do sempre un colpo al cerchio e uno alla botte, ma alla mia botte. Poi se invece arriva un cliente con un altro cerchio, io rischierei di dare un colpo al cerchio del cliente. Insomma, ci sarebbero botte da orbi. E come mai non riuscirebbe a distinguere la differenza fra il cerchio di una botte e il cerchio di un cliente? Ma perché per fare compagnia ai clienti che assaggiano il vino, anche per invogliarli, bevo pure io, e così già alle 10 del mattino ho bevuto già 3 bicchieri e sono sbronzo. Alle 11 ne ho bevuto di 6 e sono completamente ubriaco e comincio a vedere doppio, e quindi non distingo più se è il cerchio della mia botte o è il cerchio del cliente. Guardi che poi verso mezzogiorno ci vedo il triplo, il quadruplo, addirittura vedo 5 cerchi che non capisco se siano cominciate le Olimpiadi, no? Capito, presidenti? Corona, mi sa che lei è già ubriaco, sta vedendo 2 presidenti e invece sono solo io. Mi ha appena chiamato presidenti? Ma no, sono lucidissimo, io l'ho chiamata presidenti perché il suo nome è già al plurale. Lei si chiama Pippi, mica si chiama Pippo. Anche Trump lo chiama lei Giuseppi, quindi mica sono solo io.
Ah, ma quello sarà sicuramente un suo cliente molto assiduo. Comunque è meglio che ci colleghiamo con la zia Mara, che anche oggi ci darà i risultati dell'assemblea. Prego. Signor Presidente, io non so niente, perché io sono una di quelle che si fa sempre i fatti suoi. Preciso. Sì, sì. Ma proprio niente, niente, niente? Niente, 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 niente. Ma proprio niente, 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 niente. E ci dico niente, 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 certo. So qualche cosuzza, la so. Per esempio, so come sono finite le votazioni, che sono 4 favorevoli, 8 contrari e 0 astenuti. Inoltre io ci posso dire anche chi ha votato, piano per piano, nomi e cognomi. Ed inoltre ci posso anche dire chi nei propri mobili sa non solo i tarli, ma anche polvere abbondantemente, e li tolgo, la tolgono solo ed esclusivamente se vengo qualche parente. Preciso, sì, sì. No, no, zia Mara, non è necessario, mi creda. Mi basta dire a tutti voi, cari condomini, che se si approva l'adozione del cerchio Hula Hoop proposto per il controllo del distanziamento, tutti voi avrete regalo il disco Hula Hoop di Plastic Bertrand, autografato dal suo salumiere personale. Credo che sia veramente un regalo straordinario e più di questo non posso fare. Veramente mi sto rovinando, ma lo faccio col cuore. Signor Presidente, ora mi risultano tutte favorevoli, preciso, sì, sì. E allora che viene a significare? E che significa? Che vuol dire che la strategia per la distanza di sicurezza del nostro Smart Working Palace del condominio Vergato viene approvata. E quindi, non essendoci più nessuna comunicazione, ci vediamo per la prossima riunione. Il condominio va avanti da sé, con i vicini lanciando bide. Sotto a chi tocca in doppio petto blu, una riunione sei sceso anche tu. Bella la vita in condominio, una parola in più ed esterminio. I nostri sogni, la fantasia, e gridi forte mentre vuoi scappare via. Bella la vita in condominio, vecchi palazzi dove il peggio non ha età. C'è già chi grida, chi corre via, qui al condominio comanda la pazzia.